fare. È una promessa che avevo fatto all'allestitore. Prego, l'autorità è lei, non sono io. Presenta a onori al comandante interregionale Nord Italia Carabinieri Pastrengo. Grazie. Ti apro il fianco. Rico. Congratulazioni. Servizio di famiglia. Carabiniero ausiliario. Ausiliario. Effettivo. Il servizio ancora. No. Non ancora. Finito. Lei è un sottotenente in congedo. Lei è l'alfiere. Io sono re. Allora, buonasera a tutti. È veramente un piacere, un onore e devo dire una grandissima emozione, anche se non è la prima volta che mi trovo a parlare proprio in questo punto, però forse è la prima volta che sento questa grandissima emozione così forte. E è un piacere e un onore darvi il benvenuto qui in Villa Rosa, portare i saluti dell'amministrazione comunale, perché oggi questo è il nostro modo, il modo che il Comune di Altare ha scelto per celebrare e rendere onore all'Arma dei Carabinieri in occasione del bicentenario della sua fondazione, quindi 1814-2014. Il benvenuto al generale di corpo d'armata Giuliani, che ci ha fatto un onore incredibile ad essere così, ad essere presente con noi oggi. Ringrazio il comandante provinciale, il tenente colonnello Alessandro Parisi, che anche lui ci rende onore di essere qui presente oggi. Ringrazio tutte le autorità civili, militari e religiose, come il nostro amatissimo Don Paolo, qui presenti. Avevo conosciuto il 4 di novembre a Milano l'appuntato Bava, era solo? No, c'erano anche loro due. Di Panza e di Tanno li avevo conosciuti perché a Milano è tradizione che in uno dei negozi, anzi dei bar pasticceria più rinomati di Milano, il Baccova, per festeggiare il 4 novembre questo locale abbastanza noto nella città venga allestito con qualche cosa che ricorda l'Arma dei Carabinieri. Io sono andato perché mi avevano detto viene allestita una vetrina, poi c'è una sala con dei manichini, degli uniformi d'epoca, e sono andato, era effettivamente allestita molto bene e ho conosciuto questi signori, i quali mi hanno detto se vorrà venire noi per l'anno prossimo, verso febbraio, prima della primavera, allestiremo ad Altare una mostra. Io ho promesso senza sapere se poi sarei riuscito a mantenere la promessa, ma siccome non sono un marinaio cerco di mantenerle e mi si è reso possibile di venire, ma francamente, ripeto, non mi aspettavo tutta questa accoglienza, non a me, che non sono nessuno, non mi aspettavo questa accoglienza e questo sentimento di riconoscenza nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Di questo vi ringrazio sinceramente, vi ringrazio perché nonostante la giornata, che non è delle migliori, almeno io venendo da Milano ho preso tant'acqua, anzi la macchina, non io, abbiamo preso tant'acqua, la giornata non è delle migliori, il tempo non è dei più convincenti, ma ciò non di meno vi trovo tanti e vi trovo numerosi. Questo è per noi grande motivo di soddisfazione, perché testimonia l'attaccamento della gente alla nostra istituzione e lo testimonia in un anno particolare per noi, che è il 200° anniversario della nostra fondazione. Noi siamo stati fondati in questa parte d'Italia, siamo stati fondati in Piemonte, siamo stati fondati nell'Italia del nord-ovest e queste zone, queste aree, questa Liguria è stata parte fin dall'inizio, fin dal momento della nostra fondazione, del territorio che ci veniva affidato. Ed
Devo dire onestamente che quando mi fu fatta questa proposta non avevo ben capito cosa poi dopo alla fine sarebbe venuto fuori, e sono stato veramente sorpreso dalla, così, dalla grandiosità, no? Anche dei reperti e tutto quanto. Per noi, devo dire, è un po' una cosa un po' estranea quella che è la nostra attività, perché insomma, noi custodiamo dei vetri, cosa che hanno praticamente realizzato i nostri precedenti. Ho scelto Fabrizio Bava, che è uno dei curatori della mostra dei Carabinieri Reali in Villa Rosa, ci spiegherà tecnicamente molto meglio di quanto potremo mai fare noi quello che andremo a vedere. Io mi unisco ai ringraziamenti e alle belle parole, che non so se mi merito completamente comunque, che condivido comunque con i miei due amici di percorso. Vi ringrazio a voi che avete comunque avuto questa idea di cui è partita e che siamo riusciti a sviluppare in questo modo, in questo contesto. Ringrazio il signor generale della sua presenza, che ci onora, perché è una cosa che sinceramente non c'era mai capitata prima. La mostra parte dalle origini del corpo, come andremo a vedere, e si sviluppa attraverso quelle che sono state le campagne risorgimentali a cui l'ARMA ha dato il suo contributo, passando attraverso alle campagne coloniali, il fine 800 prima e le campagne coloniali successive degli anni 30, e termina con il periodo regio, con il 1946. Le uniformi che sono esposte, questa è una cosa che noi teniamo sempre a dire, sono tutte originali dell'epoca. Questo perché lo diciamo? Perché per far capire che all'interno di ognuna di queste uniformi c'è stato un ragazzo che ha dato il suo contributo all'arma e all'Italia stessa. Noi diciamo sempre che un oggetto d'epoca ha subito la storia, l'uniforme militare l'ha fatta. Questa è una cosa che diciamo sempre. Carabiniere di vetro, la nostra particolarità ovviamente il vetro, è realizzato da una delle nostre botteghe artigiane, in particolare la Soferia Artistica di Amalzo Borgnoli, e quindi è il nostro piccolo omaggio per la ringrazio. Grazie. La divisa nera.
Federici che ha fatto un pezzo con l'uniforme. Compresa la componente femminile. Buona serata.